Rita ti voleva fare del male. Povero. Forza, dai, non è niente. Tu lo sai che non ho problemi, resto, ti faccio compagnia, non voglio che tu stia da sola. Se resti è ancora peggio, hai visto come sta Nicholas? È proprio per questo, non voglio che ti maltratti, tantomeno nel tuo stato. Aspetto un bambino, Salvador, non sono invalida. Preferisco risolvere da sola con Nicholas. Beh, perché non vieni a casa? Stiamo bene, stiamo lì, stiamo tranquilli. Se gli do altri motivi, è peggio, non voglio dargli alcun motivo in più, niente, davvero, starò qui. Va bene. Starò bene. Va bene. Che succede? Che succede? Non lo so. Ti amo. Ti amo tanto. Lo sai? Ah, scusami. Ah, no, scusa tu, io... Non sapevo che fossi qui, ma... Resta, non c'è problema. La metti a dormire? Sì, sì. Scusa, so no, che tardi, resta. Ma... No, resta, così ti rilassi. So che non sarà facile, comunque... Posso restare? Un attimo solo a parlare qui con te. Sì. Vuoi che mi sieda? Sì. Chiudo. Che è successo? No, è che... Non sto bene, io non sto bene. So che tu mi conosci e che ti rendi conto, ma io voglio dirti che... Non sto affatto bene e che mi fa male qua, molto male qua. Sì, lo so. Forse tu sei la persona che mi capisce meglio. Penso proprio di sì. Non voglio che tu stia male. Non devi stare male. Così mi volevi colpire alle spalle. Ah, beh, occhio per occhio. Io capisci? Non ti ho fatto niente. Ti sei solo preso Valeria. Chiudi quella boccaccia. Valeria sta con me perché vuole starci, quindi falla finita, chiaro. Amico mio, aspetta un momento. Tu non vali nemmeno la metà. Non valgo me. Nemmeno la metà di me. Non ti sopporto più, Gabo. Ah, Valeria, finalmente sei venuta. Puoi dire a questa gente stai che qui, mi lasci, che giù. Voglio andarmene. Commissariato? Ah, commissariato, a te te la faccio pagare. Vorrei tutto la testa. Mi scusi, signore. Grazie, Feli. Non ti preoccupare, va tutto bene. Sì. Vai. Adesso ti faccio vedere, vai, Rama. Vai, Rama, vai. Non tirare fuori la cattiveria che ho in me. Non tirarmi fuori la cattiveria. Non rispondere adesso. Non è che... No. Che questo la sveglia. Non importa. Aspetta. Pronto? Nicholas, tutto bene? Senti, mi sposto da qui e sarò vicino alla casa magica. Ti accompagno? E tu come sai dove sono? Diciamo che ho un sesto senso. Allora che fai? Grazie, ma io so tornare da solo. La prossima volta che ti allontani... Avvisami, capito? Non sapevo che dovessi dare spiegazioni. Non cerco spiegazioni, Nicholas. Voglio solo vederci chiaro. Ci vediamo... Scusami, sono stata un po' precipitosa. Ti ho visto molto triste, molto vulnerabile. Poi eri così bello, il nero ti sta bene con gli occhi celesti. Quindi io sono stato preso. Non sei stata solo tu, anch'io, diciamo, io mi sono abbandonato. Davvero è stato bello, sì, hai sentito come... No, Malvina, no, tu sai che questo non può essere. No. Io non voglio farti soffrire, non voglio ricominciare. Ci siamo già passati, tu non ti meriti questo. Sono una stupida e quindi sono sempre... No, sono la tua migliore amica, allora sono... Io non voglio giocare con te, non voglio spezzarti il cuore, io non voglio farlo. Tu non devi preoccuparti per me, io lo voglio, in ogni caso, Malvina, questo è il prezzo. Io ti ho scelto come amica, io... Quello che è successo, io ti ho scelto come amica. Certo. No, sì, l'ultimo bacio solo per... Nico, dove stai? Qui. Entra. Che c'è? Cielo, la portano via in ambulanza. Che? Dottore, che cos'è? Niente, no. Niente di importante. È una indisposizione tipica dei primi mesi di gravidanza, Comunque, la terremo in osservazione tutta la notte. Perfetto. Sì? Grazie. Ma non c'è da preoccuparsi, suo figlio sta bene. Va bene, ma non sono io il padre. Ah, no, bene.
Bene, con permesso. Sì, certo, molte grazie. Grazie, Salvatore. Sono il marito, perché non posso entrare? Ma se il marito è già dentro, come può... Anch'io sono il marito. Ah, allora mi scusi, lei deve essere il padre del bambino. No, io non sono il padre. Ah, nemmeno lei? No. Non importa, dottore, è una storia lunga. Potrebbe lasciarci da soli. Siamo comunque per favore, parenti. Ecco, sì. No. Ah, ci certo. Scusi. Molte grazie. No, di niente, per me. Grazie. Scusate. Dai, Salvatore, fammi passare. Lascia. Come stai? Bene. Troppi nervosismi, è stato questo. Ah, benissimo. Vieni un secondo. Vieni. Che vieni. Succede? Vieni un secondo, perché non mi hai avvertito dell'ambulanza? Che... Credo che io debba sapere. Ho il diritto, ma lo stesso diritto che hai. Non è posto nel momento Salvador. Per parlare. Andiamoci, prendiamo un caffè e ne parliamo con calma. Non Salvador, qua. Mi compri sì? Le medicine, per favore. Sì, sì. Sì. Stai bene. Scusami, io non volevo rimproverarti. Il fatto è che per me... Senti, Nico, non ho molta voglia di parlare di questo adesso. Sono un po' stanca. Bene, ne parliamo dopo, se vuoi. Io resto qua. Se tu vuoi, io resto. Sì, lo voglio. Va bene, allora se hai bisogno di qualcosa, acqua o non so, altro, me lo dici. Io sono qua. Mi fa male tutto. Aspetta, tu mi stai dicendo che Feli ha picchiato Gabbo? Sì, meno male che c'era Feli, perché se aspetto che l'angelo rosso insomma, venga ad aiutarmi... Insomma, che volevi che facessi? Ero in bagno, no, avrei finito, potuto avrei fare potuto qualcosa, aiutarti, no? Non avevo ancora finito. Beh, mi sembra che nessuno vi abbia insegnato a bussare. No, ti insegno io come si fa a bussare. Ehi, Tazzo, perché non risparmi un po' di energie? Mi serviranno per il concorso. Certo, che idiota. Marianella? Trovi che abbia una faccia da ragazza? No, stavo scherzando. Vuoi che glielo porti? Sì. Dai, aspetta un momento. Tieni. Grazie. Niente. Perché cominci bene la giornata, Simone? Come tenero. Però... Non è un criminale, ma ho dovuto chiamare la polizia. Non avevo altra scelta. Hai fatto bene. Sì, molto bene, ma quando esce stai attenta perché... Ehi, ma perché le dici questo, Caridad? Perché se... Beh, non si fa. Buongiorno. Ah. Per voi due. Non ti hanno insegnato a bussare? Per te, Dea. E per me, Tiago. Grazie, sei divino, ma senti, non so se va bene che mi regali questo davanti a... Invece va bene. Andiamo, non puoi essere così banale, è così vuoto, così stupido, non puoi. Al mio paese li chiamano fior di imbecille. Ehi, Caridad, lascia perdere, non sprecare il fiato. Tiago, non dare retta a quelle villane. Senti una cosa, non mi hai portato un succo o qualcosa del genere? No, scusate un secondo. Hai ricevuto il libro? Sì. Ma ora ho bisogno delle chiavi. Ce ne sono un paio. Non bastano, mi occorrono tutte, Tiago. Dovrai essere piuttosto abile e prenderle senza che se ne accorgano, sostituendole con delle copie. Portami quelle chiavi, Tiago, e avrai tutti i soldi che vuoi per tua madre. Beh, d'accordo, d'accordo, te le prendo. Alguien supo esperar. Me despertó de mis sueños con su llave de cristal, abrió todos mis secretos. Andiamo a vedere se sua moglie reagisce. Ah, scusi, io mi sono steso un attimo perché sì, mi sembrava che avesse niente. Freddo. E mi dica che cosa stava dicendo, quindi? Dicevo che dobbiamo fare un'ecografia. Dovrà cominciare a bere molta acqua. Sì, no, gliela do io. La prendo, ragazzi. Sentite, io torno dopo. Se volete potete restare entrambi. Beh, resto io, certo. Va bene? No, resto io. Beh, se lei hai vuole, capito? Io rimani, io se vuoi. Sì, certo. Resta. Io resto. Sì, lei mi sta problema. Chiedendo che cosa voglio fare e io voglio restare. Mi metti l'acqua lì, per favore? Sì. Vuoi un altro cuscino? Togli il braccio. Cielo, sta bene, Feli? Stupendamente, rosea e fresca come una rosa. Fate le analisi di routine, solamente questo. Ma che cosa dobbiamo pensare adesso? Al concorso! Ah,
Li affonderemo, li schiacceremo, fuggiranno come conigli impauriti, direbbe mia cugina la cattiva, no? Sei il massimo! Sì, bene. Bene, 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 bene. Sono morbida come il burro. Allora, vengo dopo e proviamo. Va bene, vado. Io entro. Ciao. Ciao, pagliaccino. Caspita, anch'io volevo vederti. Sì, anch'io. Per la questione delle prove, no? Per questa ragione avevo voglia di vederti. Non mi dici nient'altro? Che vuoi che ti dica? Non ti ho detto la prima e già mi chiedi la seconda. No, sto parlando della colazione che ti ho mandato, con i fiori e il biglietto. Ti è piaciuta? Cosa? Non mi è arrivato niente. Come non ti è arrivata? Tiago. Che? No, no, niente, vieni, lascia perdere, vieni. Ragazzi, e se provassimo nell'aula? Hai ragione. Prima di provare dobbiamo fare un piano. Fare un piano per cosa? Un piano per vincere. Un piano perché i Teen Angels facciano fiasco. So come fare per fregarli. Mi aiutate in questo, ragazzi? Ovvio. Beh, non fatevi troppe illusioni, perché a questo punto la dimensione del feto è minuscola, è molto piccola, quindi forse non si vede nello schermo. Siamo pronti, eh? Sì, certo. Bene, per favore, vediamo. Strano, non si vede niente, guardate. Può essere perché prima non ha bevuto abbastanza acqua, magari, no? Funziona bene la macchina, insomma, mostra sempre... C'è una luce azzurra, no? Vedi? Lì, sì. Ma no, no, sicuramente è una imperfezione dello schermo, capisci? Non è il bambino quello. No, è una imperfezione quella. Evidentemente c'è un problema nel monitor, però qua ci indica perfettamente che il ritmo cardiaco del bambino è normale, assolutamente normale. Quindi state tranquilli voi tre, eh? Questa donna è in attesa da 8 settimane. Ehi, sai che mi piace l'idea di Rama travestirsi da Angelo Rosso per il concorso? No, non bella sai idea. Quanto mi hai stufato con l'Angelo Rosso? Perché non la smetti? Scusami, il concorso è oggi, tu hai un'idea migliore? Sì, credimi, ho tantissime tu idee migliori. Tu sai migliori, dove sì. Una, per sempre esempio, che fai l'Angelo Rosso. Puoi ritirare. Potete ritirare di tutti dal concorso, ciao. È bellissimo. E io ti strappo le corde vocali e non canti, no? Ah, vediamo se ci riesci, dai. Ma che sei, Tacio, andiamo. Sei ma perché qualche volta non stai zitta? Speriamo che ti prenda l'Angelo Rosso. No, 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 basta, finiscila con l'Angelo Rosso. Dimmi che cos'ha l'Angelo Rosso che io non ho, eh? Per cominciare è molto più alto di te. È forte e robusto e soprattutto più coraggioso. Non come te che fai il duro con Nacho e poi ti tiri indietro. Senti, e che vorresti? Una storia d'amore? Sposarti? Essere felice? Eh? Con qualcuno che non esiste, Jasmine? O preferisci uno reale come me? Sì, un po' più basso, meno muscoli, meno coraggio, ma reale. Mar, scusa, devo parlare un attimo con lei. Sì. Tu, Gianio, mi hai salvata. E a me chi mi salva? Un test e non so niente, non ho potuto studiare. Verrai al mio funerale. Sì, vero? Auguri. Ti ringrazio. Pensa, amica, pensa. Pagliaccino, già te ne vai? Io ho un test e non so niente, non so che fare. Tranquilla, ti andrà bene. Te lo dico io. Oh, scusate. Eccomi qua. Devono essere bellissimi. Che succede? Oh, Tiago, non ti ho sentito. Stai aiutando i ragazzi? Sì, per il concorso. E tu? Io sono in ricreazione. Ah. Ora vado là. Mm-hmm. Scegli i vestiti? Beh, sì, Cielo non sta bene, sai. Beh, li aiuto io. E dimmi, sai cosa faranno? No, voglio sapere perché tu non sei nel gruppo. La gente cambia, sai? Beh, sì, certo. Ma non devi fare tanto il difficile. Devi stare con i tuoi fratelli, con i tuoi amici del cuore. Ti ho chiesto una cosa, Feli. Che cosa faranno? Non vorrai mica fargli una carognata, no? Tu non dire niente, eh? È il nostro segreto. Ora vai. Vattene. Ho delle cose da fare.